la fase difficile viene adesso, perché quando a febbraio ci siamo trovati io e Gigi per buttare giù questo programma, abbiamo detto beh, a questo punto dovremmo impostare anche il discorso dell'algoritmo diagnostico parlando di neoplasia del rene. Poi di fatto ci siamo detti stamattina che l'85% delle ecografie dimostrano neoplasia in pazienti asintomatici, dopodiché parte il tumore, parte, uno fa l'attacco, fa la risonanza, se invece sospetta una patologia delle vie urinarie si fa l'urografia o si fa l'URTC. A questo punto abbiamo già anche chiuso il discorso, mi sembra, dell'iter diagnostico, o no? No, domando. Quando l'avevamo pensato, ci eravamo resi conto, non è stato dimostrato, quindi ci sono sotto il gruppo. No, sono spariti, dovrebbe arrivare un pezzo del... Quello che volevo, come dire, l'interesse nostro, proprio immedesimandoci le varie realtà, più o meno grandi, più o meno periferiche, era proprio quello di vedere se e quanto e dove eravamo distanti in quello che è il nostro ipotetico iter rispetto a quello che è la forma mentis dell'urologo, che è una forma di questo tipo di particolare. Noi a Brescia la viviamo in maniera, come dire, in maniera a volte conflittuale, no? Perché non riteniamo né congrue, però mi spero che siano sul presente molte richieste loro, o addirittura, senza esagerare, un po' anacronistica, certo. Quindi lo scopo di questa 20 minuti era quello di, insieme, considerando anche le varie realtà periferiche, vedere cosa si fa per cercare di provare a vedere se poteva avere un atteggiamento anche meno più uniforme, e avere la fortuna di avere qui una grande scuola di questo settore, che è lo Stacco di Trieste, semplicemente la scuola che è studente una qualità, un bel dibattito, a Brescia, no? La richiesta di urografie sul sistema plastico, la riteniamo eccessiva, però loro hanno messo, è un discorso di scuola, nel senso che se loro hanno la fortuna o sfortuna di avere un loro direttore, un attimino vecchia scuola, queste immagini fisse, con l'immagine urografica è solo quella, e tutta la scuola purtroppo ce ne abbiamo molto. Mi vado in conseguenza. Mi voglio dire una cosa, una volta se non ho capito, mi facciamo due, facciamo un po' due. Abbiamo nominato il gallo, è arrivato. Nel discorso che, nel senso che lui è rappresentante di quella scuola che può fare solo l'urografia, adesso c'è la giustificazione di questo. Dimmi. No, stavo dicendo, noi abbiamo appena cominciato. Sì. Era l'intento. Buongiorno a tutti. Esatto. Questi studenti di Brescia, scuola Bresciata, è una scuola importante, non solo a livello locale, a livello regionale, ma di due, forse di livello nazionale. Sì, ti prendo questa, prendo questa. Tecnologia. E ripeto, quando abbiamo pensato a questo corso, io e lui, con una persona in particolare, questo tipo di intervento, era per te, volevamo utilizzare questa sede come un'occasione per provare a vedere se si potevano, tra virgolette, correggere eventuali vizi nei percorsi e trovare delle strategie più condivise, considerando, come dicevo prima, anche l'esperienza di altre realtà, più grandi, più periferiche. Questo è l'intento di questa chiacchierata. Sì, ma adesso vorremmo sapere che cosa risponde. Non ha risposto. No, non ha risposto. Non ha risposto alla domanda. Non ha risposto alla domanda. Oppure aspettati una domanda e risponda. Invece già lì in pattuglia. No, il discorso è chi sapeva le difficoltà in cui ci saremmo trovati. Nel discorso, ecco, allora io mi sono immaginato un discorso di questo tipo. Ovvero sia, dato che riscontro di lesione, fai l'ecografia, fai l'attacco, fai la risonanza e poi l'iter è chiuso, no? Cioè non è che si devono inventare cose, al massimo si può discutere nel caso di neoplasia della via urinaria se tu devi fare l'urografia, l'URTC, e già hai dato una risposta, perché alcuni per impostazione fanno solo l'urografia e non accettano ancora l'URTC, dopodiché l'argomento era chiuso. Invece pensavo un'altra cosa che poteva essere un po' più stimolante, ovvero sia molti pazienti, abbiamo detto stamattina, sono asintomatici, però una delle modalità di espressione
della lesione può essere l'ematuria. Allora, discutere l'iter diagnostico dell'ematuria poteva essere interessante. No? Io mi sono già trovato in un ferro e fuoco tra radiologi e clinici sull'ematuria un annetto fa, quando avevamo fatto appunto la... Allora ci dirai un giusto appunto l'esperienza. Allora, vogliamo vedere, anche per riempire questi 10 minuti che ci portano al caffè, se questo schema può essere accettato. È uno schema che io mi sono inventato martedì sera, dopo una cena abbondante, una delle poche volte che mia moglie cucina bene, e mentre guardavo Ballarò, dove si parlava di finanziaria, per cui, confuso dalla finanziaria, confuso da quello che ho dovuto, prima ho impostato questo schema. Allora vediamo un attimo se può essere confermato. Posso fare una domanda a loro? Sulla cena che avevo mangiato io, no? Come posso sapere se io ho fatto anche l'ecografia, oppure... Se le facciamo noi? Sì. No, allora, noi siamo in grado di prendere in mano una sonda ecografica per quelli che sono i nostri bisogni. Io non mi reputo in grado di fare un'ecografia, di essere in grado di refertare correttamente un'ecografia. Utilizzo l'ecografo per posizionare delle nefrostomie, sono in grado di valutare un ristagno postmizionale. C'è chi di noi è più esperto, utilizziamo l'ecografo per le biopsie prostatiche guidate, siamo in grado di valutare lo sconfinamento della capsula grossolana in una neoplasia prostatica. C'è chi di noi è più esperto, e chi fa ecografia privatamente, quindi ha comunque una maggiore capacità, sicuramente nelle situazioni di urgenza, prima di rivolgerci alla radiologia, ci facciamo un'idea con un ecografo che ormai ha 15 quelle, anni. Sono quelle e quindi, tali per cui sanno fare, ma lo fanno all'esterno, no? Sì, diciamo che chi di noi è in grado di fare questo è una o due persone. Tutti noi sappiamo utilizzare l'ecografo per dirimere quel minimo dubbio, che ne so, se un paziente al giorno d'oggi ci viene con una sintomatologia urinaria bassa, capire se dalla clinica non si capisce se è in ritenzione, invece di mettere un catetere gli mette una sonda. Cioè, però da lì a fare un'ecografia ed essere in grado di evidenziare la piccola neoplasia piuttosto del rene, piuttosto che, non penso sia mio compito. Questo è... che noi le facciamo, ma più al nostro uso e consumo che in sostituzione di quello che è un servizio, che è una figura professionale nella quale abbiamo la maggior fiducia. Va bene, allora, paziente con, fingiamo che un paziente si presenti con ematuria e vediamo se riusciamo a condividere assieme questo protocollo, dopodiché lo modifichiamo seduta stante, per cui la prossima volta Gigi ce l'ha già pronto, no? Allora, ematuria, esame urina, citologia urinaria, ecografia, è accettabile? No. Benissimo. Allora, con l'ematuria che arriva nel reparto dell'ordine in pronto soccorso, la vera citologia urinaria, esame, quanto tempo passa? Anche in urgenza, chiedo. Allora, un paziente che viene con ematuria, ematuria importante, macroscopica totale, l'esame urina è inutile. Perché se è una ematuria significativa, se io so fare passato l'aspetto, io posso fare un esame urina se devo discriminare tra una cistite acuta emorragica e un'ematuria di grado lieve di una neoplasia vescicale o renale. Nella macroematuria che vediamo noi, dove l'urina è praticamente sangue, un esame urina non ha nessun ruolo. La citologia urinaria è fondamentale nell'episodio di macroematuria o nella situazione di macroematuria recidivante, capricciosa, è comunque un topico della diagnostica. L'ecografia è fondamentale. Per cui nella sostanza questo qui bisognerebbe cominciare a spezzare la tabella in due. Ematuria macroscopica. Cioè, io non pensavo alla matura microscopica, perché ovviamente sono d'accordo con te, sono una matura microscopica, non gli faccio l'esame dell'urina perché già ricordo. Pensavo invece a quella. Però ti dico, a volte nella donna che si presenta con la cistite, con le urine ematiche, io devo capire se ha una cistite acuta emorragica o se ha una neoplasia vescicale barra renale che non dà. E quindi l'esame dell'urina? Quindi l'esame urina glielo faccio. Fai comunque. Però dipende proprio dal colore dell'urina, proprio dall'aspetto. Capire se posso permettermi di farlo oppure è inutile. Quindi questo dovremmo correggerlo lì a monte sul concetto di ematuria, cioè del modo di presentarsi di queste ematurie. Per noi faccio sempre una domanda, scusate, ho capito che la citologia urinaria, ma quanto tempo
ci sono le urinarie e ci vogliono almeno 4 giorni. Allora, tu pensi che loro 4 giorni tengono le battute senza che tu una cosa? Ma io te la... non ci credo. Ma intanto sono tutti sulla stessa linea. Se tu li fate sono in linea. Con l'esperienza di altri nella parte del campo. Poi il paziente che arriva con la maturia ha un'indicazione all'ecografia principale. Ecco, per cui non possono stare sulla stessa linea, diciamo così. No, le chiedi in contemporanea. Poi l'ematuria per scuola a noi piace inquadrarla. Quindi l'ematuria che può essere iniziale, un'ematuria che può essere terminale, un'ematuria che può essere totale, un'ematuria che può essere monosintomatica e quindi che è solo questo il segno, oppure un'ematuria che si accompagna a dei segni di lato, quindi mi fa pensare ad un'altra via escretrice, da qualsiasi problema, che sia il calcolo piuttosto che la fistola arterovenosa, piuttosto che la... Ho già capito che mi sono imbarcato in molto bene, che avrei fatto meglio a non presentare. Finalizzato a provocare la discussione. L'inquadramento clinico dell'ematuria prima di chiedere l'accertamento penso sia fondamentale. Pensavo che il paziente ha un'ematuria pronto soccorso. Fatto configurare ecologica, una prima ecologia di destino, e le sarebbe un'indice. Alla luce della citologia dinamica, secondo me non si può rivalutare e dare l'indirizzo delle successive date. Sì, ma il discorso è anche, ci dovrebbe bisogno intendersi, anche perché è matura, c'è il paziente che ti trovi tu in reparto urologico, c'è il paziente che ha la matura che viene visto a pronto soccorso, c'è il paziente che viene gestito poi a livello ambulatoriale, sono un po' cose diverse. Molto diverse. Sì, però quello che interessa a noi, alla fin fine, ovvio che le mature la guarderà lui, la giudica lui, il paziente ce le fa lui. Diciamo, quello che noi dobbiamo aspettarci è questo, nella richiesta, no? È arrivato alle 18.30 di trovo in pronto soccorso per le matture, quindi non so cosa si aspetta, le urine rosse. E cioè, la richiesta è ecografia urgente, non vogliamo dire cacchia, allora quello stronzo, la spirantemia, che quello mi chiede, no? Mi dice, è giusto, e quindi dobbiamo farlo, insomma. Va bene, passiamo. Allora, passiamo a criticare la seconda tabella. Allora. No, ma scusa, è giusto perché uno può morire di seguito, se no. Cioè, allora perché è urgente? Urgente perché? Diciamo. No, un giorno dopo può andare benissimo. C'è una distinzione che riguarda una struttura grande come può essere l'ospedale a cui vengo io, grande nel senso dove ci sono più molti reparti che fanno riferimento a radiologie diverse, in cui se non si chiede urgente l'accertamento non c'è il tempo di poter contattare il collega e accordarsi sul fatto che venga fatta il giorno dopo urgente, per noi che viene fatta entro 24 ore, non urgente, purtroppo ha dei tempi molto più lunghi. Cioè, io mi trovo a lavorare anche in un ospedale periferico, se io chiedo un'ecografia non urgente mi viene fatta il giorno dopo, a me va benissimo, so che la definizione di urgenza bisogna mettersi un po' d'accordo. Allora passiamo alla seconda tabella sempre. No, è per provocare la discussione, però c'è anche il caffè. No, non tornate, no, questo non è importante, perché voi che detto lui, ma è una cosa che poi quando ci interessa. E perché insieme alle sue sette richieste quotidiane che sono arrivate, e qui siamo sette noi a dare una sorta di priorità. Per cui uno potrebbe dire, come ha detto Ugo, c'è una matura anche importante di tempo soccorso, c'è la richiesta di ecografia, uno dice solo le 8 del mattino, se riesco a farla, allora gli faccio, la faccio, verso sera la faccio, se no, dice, uno schiappa, dico la faccio domani mattina alle 8, come ho detto, no? No, la settimana dopo non ha nessun senso. Cioè, se io ho un paziente con un'ematuria dove c'è una neoplasia vescicale, il paziente sanguina, l'ematuria può essere anche grande. Io devo sapere cosa c'è, posso andare la settimana dopo. La settimana dopo non ha nessun senso. Se il giorno dopo non sanguina più, se il giorno dopo non sanguina più, questo non vuol dire che non ci sia una malattia che ha bisogno di essere trattata. Ma non di parlare di urgente. Quando io ho di fronte un problema clinico serio con un'ematuria, la settimana dopo è un discorso razionale. Ma se non sanguina più, è urgente lo stesso. È urgente lo stesso perché io devo sapere, devo fare. Cioè, ma se è un tumore, per me ce l'ha, perché è appunto. Sì, ma tu preferiresti sapere una settimana prima o una settimana dopo? Voglio dire, bisogna stabilire quali sono i criteri per cui c'è una grossa mobilità. Io su questo non sono assolutamente d'accordo, perché noi stiamo parlando di una situazione clinica
che ha alla base. Non è un esame che viene fatto come pronto soccorso? No, viene fatto da noi non come pronto soccorso, ma come paziente degente, scioperato, che per noi serve. Il problema nasce dal fatto che noi dobbiamo gestirci queste cose come richiesto il pronto soccorso. Allora, che per noi serve per mettere in atto. Scusate. Io non posso tenere un paziente una settimana con un sangue e mandarlo a casa se non è preparato. Per cui l'esame viene anche peggio se tu lo fai di corso. Io per fare un'ecografia in un paziente con ematuria io potrò dire che all'interno della vescica ci sarà del materiale ipercogeno che non sarò in grado di distinguere se è aneuplasia o coagulo, però so che c'è qualcosa all'interno, sono in grado di valutare la spessore delle pareti. Scusate, allora... Andiamo, cerchiamo di andare avanti sulla cosa. Allora, accertato che ha avuto l'ematuria. Mi sento molto... No, ma è infatti, se uno deve andare a vedere il contatto, l'abbiamo giustamente di parlare. È la stessa situazione. Appunto, sei sempre destinato. Allora, scusate, passiamo alla seconda tabella che è elaborata del 21-30, quindi sicuramente peggiore della precedente, lei era un po' più sobria. Allora... Ammesso che, prescindendo da tutto il discorso di... Allora, queste tabelle sono state create evidentemente con lo spirito di provocare una discussione, se no non sapevamo come riempire questo spazio. Allora, fatto detto che c'è un'ematuria, questa ematuria può essere un unico episodio. Io ho fatto esame urina, anche se tu mi dici che serve o non serve, ho fatto l'esame citologico, ho fatto l'ecografia. È razionale affermare facciamo uno stop, facciamo un controllo a 6 mesi? Il quesito è questo, perché in effetti a un certo punto uno dice come lo gestisco questo paziente, perché tu dici se tu lo gestisci tu come urologo è un conto, però a certe volte in un'attività ambulatoriale ti capita il paziente che tu trovi magari anche in un ambulatorio privato, trovi il mandato al corso e dice signora tu puoi fare semplicemente la risposta, non ho visto nulla, oppure puoi suggerire un controllo. Certo. È razionale fare un controllo a 6 mesi? Non è razionale? Cosa dici? Allora io parlo di esperienza di una clinica che si comporta in un determinato modo dove c'è una storia di ragionamenti eccetera eccetera sulla quale si può discutere, però tutto sommato io penso che l'iter diagnostico dell'ematuria con test negativi non si debba fermare all'ecografia ma debba procedere con un esame che sia in grado di valutare tutto l'apparato urinario, anche se ho un test negativo, anche se tu hai fatto già... anche se ho degli esami se ho avuto un'ematuria è difficile che ci sia un esame urine negativo. Perché il discorso noi, e qui avevamo scritto due o più episodi, a questo punto ho una citologia, ho un esame urino, una citologia negativa e un essere negativo, faccio l'UTC. Tu ritieni che l'UTC si debba fare già sul primo o singolo episodio? Secondo me sì. Cioè singolo, diciamo, si può discutere, però è difficile che un paziente abbia un singolo episodio. Bisogna valutare nel computer. Scusate un attimo perché... un'altra considerazione che forse questo importante mette un po' d'accordo di concetti che sono fuori adesso. Penso che un aspetto importante sia l'età del paziente che da questa tabella non emerge. Cioè credo per esempio che i 40 anni possono essere effettivamente uno spartiato, almeno la temperatura in generale è considerata così, tra quello che è il paziente in cui possiamo stare relativamente tranquilli a fronte del singolo di una ematuria con tutto quanto negativo, quello che abbiamo visto prima, e il paziente che ha oltre 40 anni. Allora, nel paziente oltre 40 anni, cioè, deve essere totalmente d'accordo con un uomo che mi dice anche io ho i test negativi, con le fotografie negative, con la patologia negativa, non mi fermo. Io penso che l'età sia veramente importante. Io però se posso fare un appunto, dopo a me è stato affidato di parlare di neoplasie urotelianali e ci sarà un piccolo accenno di tipo epidemiologico, purtroppo le neoplasie urotelianali ci sono anche nei giovani e nel giovane è fondamentale la diagnosi precoce perché il giovane ha dalla sua il fatto che ha una prognosi migliore rispetto all'anziano o dal quarantenne in su. Non è considerato anziano, ma quarantenne in su. Il giovane, sto parlando del sedicenne, diciottenne, ventenne, ha una prognosi, una volta trattata la malattia, se la malattia è piccola, ottima. Diciamo che ha una probabilità di non recidivare mai. Noi stiamo seguendo pochi, fortunatamente, ragazzi che hanno avuto episodi di neoplasie vescicali e che non si sono più ripresentate. Però in quel caso è stata fondamentale la diagnosi precoce e il trattamento precoce. Perché è dimostrato che se non viene trattata la malattia va avanti nello stesso identico modo in cui
procede dal punto di vista clinico in un quarantenne. Cioè, a noi è arrivato un ragazzo di 22 anni con una malattia neoplasia vescicale superficiale che era stata riconosciuta in altra sede e la malattia era diventata infiltrante. Quindi, poi non so se quello era il caso singolo piuttosto che, però se la diagnosi non è precoce, se il trattamento non è tempestivo, è necessario. Allora, Gigi, è un difetto della diagnosi. In base a quello che ci stanno dicendo, quando tu dovrai fare questa cosa nella versione corretta, perché tu stai imparando da me quello che devi fare a Brescia, allora, nella sostanza, qui unico episodio, tutti i test negativi, non stop, ma UTC, e questo prescindendo dall'età, in base al discorso che fai tu. Sì. Invece, Stoffoni dice no, per me diventerà, potrei accettare, dici, mi sembra di capire, che se il paziente è al di sotto dei 40 anni, se è un unico episodio, tutti i test negativi, potrei fare il controllo anche se mese, tu potresti tu suggerisci questo? Ma io faccio una domanda un attimino. Chi stai prendendo nota, Gigi? Ecco qua. Allora, no, tu Gigi, hai detto prima, i tumori urotidiali sono presenti anche in un'età giovane, 40 anni, che sono giovane. L'incidenza, se dovessimo fare un catoto, una separazione netta tra vescica e la restante porzione del urinario, che cosa che dato mi dai? Vescica rispetto al stato sono 95% di vescica. Allora perché facciamo la cistoscopia? Perché te lo fai mettere tu un cistoscopio dentro la fisica? Sì, ma adesso spiego un altro esempio, lo faccio anche io. Ah, ma per carità, io no. No. Cioè se ho un esame che mi può evitare uno strumento rigido di 30 cm del calibro di 1,5 cm che mi entra dove esce un filo di acqua, io ti assicuro, io faccio cistoscopie nei giovani o anche nei meno giovani, non è un esame piacevole. No, cioè allora, preferisco farmi mettere possiamo discutere se dal punto di vista del rischio raggi, di tutto il calcolo di morte, eccetera, eccetera, però non paragonerei assolutamente l'UTC alla cistoscopia. Come facilità? Come facilità? Seppure devo tenere conto. Però non so letteratura, cioè forse può rispondermi. E poi ti assicuro che alla cistoscopia, se ho accertamenti negativi, ci si arriva lo stesso. Cioè, nell'iter diagnostico clinico-urologico di un'ematuria c'è l'esame urina, la citologia urinaria, l'ecografia, l'urografia, e se tutto è negativo si fa anche la cistoscopia. Ci arriviamo. Allora, ci diamo... Prima c'è un accertamento. Ci arriviamo. Allora, corretta la tabella in questa maniera. Noi per scuola facciamo l'urografia. Allora, corretta la tabella. Prima di corretta, quello che dobbiamo correggere. No, corretta nel senso, l'unico episodio di tutti i test negativi ci sono due versioni. Lui dice, se te faccio comunque anche a fronte di un unico episodio l'UTC, dall'altra parte sta pure l'esperienza di test, dice io vorrei come discriminante il discorso dei 40 anni. Cioè lui dice, unico episodio tutti i test negativi, mi posso fidare, considerata l'età, ad attendere a 6 mesi di distanza, giusto? Ok. Allora, detto questo, allora scusate un attimo, ci diamo ancora un tempo, 10 minuti, perché non è detto che tutte le tabelle dobbiamo esaurire, 10 minuti poi ci facciamo una pausa di caffè e cosa. Sono già passati 10 minuti. Allora, sono le 4.07, 16.07, alle 16.15. Alle 16.15 interrompiamo, dopo siamo arrivati. Forse ne riprendiamo a Brescia. Sento che tu presente però. Volentieri. No, c'è la nostra vita. Volentieri. Allora, scusa, ovviamente, come tu si va a stimolare, ma anche perché sono dubbi che ho anch'io. Ma certo, ma quando hai messo Gigi, io l'ho detto scherzando, può essere che era un po' questo dovuto perché ti ho detto, avevo mangiato bene, stavo guardando bene, eccetera. Ho capito, però il discorso è che erano tutti i dubbi che io ho espresso nell'impostare questa tabella. Allora, ematuria, a questo punto abbiamo l'ecografia renale che è positiva, va bene? Allora, questa... Vediamo tutti gli schemi, questa ecografia renale è positiva, mi documento un'idronefrosi, l'idronefrosi può essere associata a cosa? UTC sei d'accordo o tu mi dici per scuola l'urografia? No, io non voglio, nel senso che... Tu chiedi, voglio nel senso che chiedi come... La nostra abitudine è chiedere l'urografia. Perché non l'UTC? Io sono d'accordo che
soprattutto con la qualità delle immagini che ci danno oggi le tecniche di strato e le ricostruzioni che possono essere fatte, sia molto meglio un muro TC rispetto ad un'urografia. Penso che il carico di raggi sia inferiore un'urografia rispetto ad un muro TAC. Per quanto riguarda la nostra abitudine a riguardare criticamente le immagini, noi abbiamo l'abitudine di vedere come è fatto il calice, come è fatto, e nelle ricostruzioni tridimensionali su una multistrato non si vede così bene come si vede. Sta con sé d'accordo? Questo è un ripeto. Sei d'accordo su questa posizione? Da non radiologo, quindi da non persona abituata. Allora, credo che avrei voluto sollecitare di mostrare una sessione di istruttiva per dare come siete trovati voi nel discutere la programmazione del corso. Noi da marzo a Trieste, parlo da persona che è entrata in radiologia facendo urografie, le faccio 12 al giorno, 6 giorni alla settimana, quindi sono molto affezionato a questa città di nostri. Allora, Trieste da marzo non facciamo più, abbiamo urografie, non avevo più messi l'appuntamento dal centro di interpretazione. Avete un accordo con loro, perché certo. Parlato di questo interno insieme, ne abbiamo discusso, e quindi l'ATC ha veramente, l'UTC ha assunto il ruolo e l'indicazione che prima della verità. Certamente c'è il problema della dose di radiazione, non c'è comunque. C'è stato un grosso sforzo da parte della Società Europea della Radiologia d'Italia su questo profilo, che ha proposto un documento molto articolato, molto dettagliato all'inizio adesso il convegno che c'è stato un mese fa e che verrà pubblicato sul giornale di oggi. E molto dettagliato, soprattutto prende in seria considerazione il problema di metodo, proponendo proprio un approccio tecnico diverso in termini di dose del paziente a seconda di quella che è la probabilità che il paziente abbia un problema neoplastico o meno. Certo. Quindi è chiaro che nel paziente che abbia una certa età, un'istologia positiva, noi che vogliamo quindi un'elevata probabilità di avere una neoplasia, beh, certamente facciamo un esame che magari sarà trifasico, questo trifasico, questo che sembra in Italia, insomma, un esame ottimizzato per. Per quanto riguarda la comunicazione all'urologo, quindi ovviamente l'urologo è abituato a un imaging che è l'imaging urografico con cui è convissuto per decenni. Noi diciamo ovviamente abbiamo cura di fare la ricostruzione alla fine quanto più possibile sulle urografiche, sicuramente per una 64 strati, quindi sono anche macchine sicuramente ricevute di questo profilo, però ecco, con soddisfazione veramente notevole e reciproca da fare oggi, quindi sono 8 mesi. Io penso che come metodica possa suppiantare molto tranquillamente l'urografia, anche perché le immagini sono molto belle. Dico che per abitudine noi preferiamo l'urografia, però penso che potrebbe essere tranquillamente sostituita. Facciamo l'ultimo punto, assimilando l'ittiosi e poi stoppiamo. Neoformazione parenchimale, vedo, faccio l'ecografia, vedo una neoformazione parenchimale. Siamo d'accordo su quella scaletta che ho disegnato? Tac, tac. E a questo punto, il radiofisio renale, ne abbiamo già parlato stamattina, tu dici, già scoprendo la testa, mi hai già detto assolutamente no, ma noi abbiamo individuato alcune situazioni in cui potrebbe essere, ovvero sia nel caso di metastasi, nel caso di linfoma, nel caso di ascessi, nel caso di pielonegrafite, centrogrammatosa, cioè, su questi si può essere d'accordo? Allora, su queste indicazioni circoscritte, posso essere d'accordo, però mi chiedo come il sospetto di pielonefrite xantogranulomatosa ti possa venire quando neppure intraoperatoriamente si riesce a distinguere una pielonefrite xantogranulomatosa da una neoplasia. A maggior ragione faccio la biopsia perché tu parti via rena. Appunto per quello, cioè, allora, quando c'è un carcinoma di tipo transizionale ad alto grado della pelvi, lo dissemino su tutta lo faccio passare da un T1 a un T4. Alcune quante disseminazioni critiche ci possono essere in questa cosa? No, aspetta un attimo, posso sapere quante possibilità di disseminazione critica ci possono essere nel fare una biopsia renale? Un altro problema, biopsia renale per me è un frustolo che possa essere, sentiamo. È l'ago aspirato che 9 su 10 non mi dà nessuna risposta. Ma le biopsie renali per le lesioni separate renali sostanzialmente non le facciamo, salvo rarissime situazioni, cioè il dubbio tra primitivo e lesione secondaria. Appunto, sì. Però al di là di una o due situazioni, direi che anche nel dubbio a un ocitoma
comunque non facciamo la biopsia perché il nostro insegna evidentemente di volta a possibilità di situazioni occipitali anche nel carcinoma renale, cioè, quindi chiaramente le occasioni in cui facciamo biopsia renale credo ce ne sarà forse un anno, quindi la situazione è estremamente particolare. E non è tutto ai dati in netto, qual è la possibilità di inseminazione? Nella letteratura chirurgica noi possiamo paragonare, non è la stessa cosa, però possiamo paragonare l'inseminzamento durante la laparoscopia. Non è la stessa cosa, però sono stati riportati più di un caso di disseminazioni nella porta della. Comunque sul discorso, discorso dell'ascesso linfoma delle metastasi si può essere d'accordo. L'ascesso non vedo perché debba essere biopsiato. Allora sono d'accordo su nulla. Linfoma. Solo linfoma delle metastasi, tutte le metastasi. No, però c'è un concetto che lui ha detto che forse noi non vogliamo considerare. Lui dice, se tu mi fai una citologia probabilmente il rischio di inseminazione è molto molto basso, ma anche la capacità informativa è scarsa. Se con un 18 con un 16 è vero che non fa il frustro, ma può avere la complicanza moralica, va bene, e può avere anche la disseminazione. Ma a questo punto la scuola di diatesi ci conferma che anche loro lo fanno volentieri con tutto il mondo. Io vorrei dire che esperimento informato in questo senso.